Come si smontano gli infissi in alluminio? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Smontare gli infissi in alluminio è abbastanza semplice, bastano pochi attrezzi. La prima cosa che ti consiglio è di smontare le cornici che tengono sul vetro, fare attenzione smontando il vetro, prendendolo sempre con i guanti perché è facile tagliarsi, e appoggiare da una parte. Poi sfilare le ante e il telaio, quello ancorato al muro, negli infissi in alluminio è sempre avvitato. Al contrario del legno, che spesso venivano murate, quindi lì è un po' complessa la smuratura, ci vuole martello e scalpello, con l'alluminio basta svitare delle viti. Basta tra virgolette, perché spesso le viti, se sono lì da 40-50 anni, saranno inchiodate. Quindi se hai alcune viti che non riuscirai a svitare, prima prova con un po' di svito di WD-40, se anche quello non è sufficiente ti toccherà prendere un martello scalpello e rompere la testa della vite, in modo che puoi sfilare il telaio. Poi, una volta smontati tutti i tuoi infissi, probabilmente sarà ora di acquistarne quei di nuovi. Per acquistare nuovi, il mercato offre tantissime scelte, sia di prodotto ma anche di posa in opera, e non è facile scegliere quello che è più giusto per te. Tanto quando si vanno a chiedere i preventivi, ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ti dà i consigli per quello che gli è più comodo. Tutti ti diranno che i loro infissi sono buoni, ti diranno che fanno una posa in opera eccezionale, e tu farai fatica a scegliere tra 2, 3 o 4 preventivi. Proprio per questo ho creato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Se vuoi sapere di più, vai su www.bisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!